Il report giornaliero offerto da Ul7 Pedemontana muta nella grafica e nella gamma di informazioni aggiornate, ma ciò che più importa conferma il trend di frenata relativa alle cifre più indicative che misurano la diffusione del coronavirus. I casi da inizio pandemia nel bacino di riferimento hanno oltrepassato le 22.000 unità, con un incremento minimo almeno tra i dati di fine autunno e inizio inverno. Un più 51 che abbassa la media degli ultimi giorni, tenendo presente il weekend festivo. Scende il numero dei pazienti ricoverati, in tutto al pomeriggio di ieri 182, di cui 12 in terapia intensiva da Covid positivi, 170 nelle aree dedicate alle malattie infettive nei vari poli sanitari. Intanto negli ospedali di Sant'Orso e Bassano del Grappa è partita la somministrazione della seconda dose del vaccino. La curva che mostra l'andamento sul dato forse più saliente per misurare la densità dell'epidemia, quello sugli attualmente positivi, si conferma in costante ribassamento. Sono stati processati 2.713 tamponi nelle ultime 24 ore di misurazione.